Buongiorno, buongiorno a tutti, una bella giornata per noi questa a Collegno. Presentiamo questo nuovo servizio di sharing monopattini che arriva sul nostro territorio, un servizio importante perché dà la possibilità a chi può spostarsi con metodi diversi rispetto all'auto di utilizzare degli strumenti alternativi. Siamo con la polizia locale di Collegno, il commissario Sandri, il vice commissario Dosio, siamo con Dario Bianciotti, che è il tecnico, l'esperto, titolare di una realtà molto importante sul territorio torinese, proprio di rivendita e riparazioni di questi nuovi tipi di strumenti, e ovviamente salutiamo il sindaco della città, Francesco Casciano. Lascio la parola alla polizia locale che ci introdurrà il tema di questi strumenti, qual è l'utilizzo che dobbiamo farne, vice commissario? Buongiorno a tutti. Beh, innanzitutto dobbiamo dire che il monopattino dal 2020 è considerato un veicolo a tutti gli effetti ed è stato paragonato con la legge numero 8 ai velocipedi. Pertanto, essendo un veicolo a tutti gli effetti, deve rispettare quelle che sono le normative del decreto ministeriale, nonché avere delle caratteristiche e dei dispositivi che già i velocipedi devono avere in determinate condizioni. In particolar modo, devono avere una luce. Quando noi andiamo a utilizzare questi veicoli, soprattutto di sera e mezz'ora dopo il tramonto, oppure quando le condizioni atmosferiche sono tali da avere una scarsa visibilità. Questi veicoli sono dotati anche di un campanello in maniera tale da essere sentiti in caso di necessità da parte degli altri utenti della strada. Ricordiamo che nelle ore notturne, se il veicolo non è dotato di luci, automaticamente dovrà essere condotto a mano. Per quanto riguarda la conduzione del veicolo, il veicolo può essere condotto da maggiorenni di 14 anni. Tra i 14 e i 18 anni bisogna usare obbligatoriamente il casco, anche se è consigliabile dopo i 18 anni per una questione di sicurezza. E non servono patenti particolari, né tantomeno c'è l'obbligo dell'assicurazione. Essendo un veicolo a tutti gli effetti, chi conduce questa tipologia di veicolo deve rispettare quelle che sono le norme della strada, quindi tutte le norme di comportamento classiche, tipo il non passare col semaforo rosso, dare la precedenza a destra, fermarsi agli stop e via dicendo. Ma in particolar modo, questi veicoli, essendo in qualche modo paragonati a quelli che sono i velocipedi, ricordiamo che è severamente vietato utilizzarli sui marciapiedi, non possono essere utilizzati nell'attraversamento pedonale, piuttosto devono essere portati a mano. Ricordiamo inoltre che non possono superare i 25 km all'ora. Se vengono utilizzati invece all'interno di aree pedonali come quella dove siamo oggi, questi veicoli non possono superare i 6 km all'ora. Perché? Perché non possono avere una potenza superiore a 0,5 kW. Oltre a questo, tutte le norme, come dicevo, devono essere rispettate, tra cui anche le norme basilari, tipo non utilizzare il cellulare mentre si è alla guida, non possono trasportare oggetti, non si possono trasportare animali, non si possono trasportare altri passeggeri. In ultimo, ricordiamo che, continuo a dire, essendo veicoli come gli altri, non si può guidare in stato d'ebbrezza, né tantomeno si può guidare sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Quindi, per concludere, bisogna rispettare le norme con questi veicoli perché sono veri veicoli a tutti gli effetti. Quindi, se non si rispettano le regole, automaticamente ci sono le classiche sanzioni amministrative, nonché la cosa più grave, il sequestro ai fini della confisca. Sì, ritengo opportuno adesso fare anche un passaggio per far comprendere dal punto di vista tecnico che cosa sono questi strumenti. Dario, aiutaci a capire. Certo, allora, buongiorno a tutti. I monopattini sostanzialmente sono dei mezzi, appunto, che sono stati paragonati a delle bici perché? Perché sono composti da una struttura metallica, solitamente acciaio, ruote. Di solito le ruote sui monopattini arrivano a un massimo di 10, qualcosa anche di più, ma 10 pollici. Una batteria, un acceleratore e dei freni. Sono mezzi kickstart, cioè nel senso, partono con un calcio, per cui io salgo sopra, do una piccola spinta col piede, solitamente sinistro, per noi normali destri, diciamo, accelero con l'acceleratore, che normalmente è un acceleratore a pollice, è diverso dalle moto, non è un acceleratore classico, ma un acceleratore a pollice. All'avvio praticamente il monopattino parte e ha una velocità poi massima di 25 km all'ora, questo per le norme.
mi permette di fare distanze varie, nel senso i monopattini commerciali, i monopattini vendita, quindi non quelli in sharing, normalmente hanno un'autonomia che va dai 20-30 fino ai 50-60 km, c'è anche qualcosa di più ma c'è anche qualcosa di meno, diciamo che comunque la fascia è dai 30 ai 50. Hanno una potenza massima di 500 watt, sempre per le norme, rispetto alle norme. Esiste qualcosa meno, diciamo che quelli più venduti hanno una media di appunto 250-300 watt. Esiste qualcosa, purtroppo, o meglio, esiste qualcosa superiore ai 500 watt, ma non è legale in Italia, o perlomeno non può circolare su strada. È vendibile, si può vendere, si può usare, ma non si può usare su strada, si può usare solo in parco chiuso. I monopattini sono normalmente con ammortizzatore o senza ammortizzatore. In questo caso questi mezzi qui della DOT hanno la forcella anteriore e hanno delle ruote da 10, quindi sono mezzi sicuramente utili anche per piccole buche, diciamo strade normali, nostre strade italiane. Esistono anche monopattini fissi, quindi senza ammortizzatore e con ruote piene, che sono diciamo i peggiori da utilizzare, ecco. E boh, questo è più o meno qua. Grazie Dario, intanto ci hanno raggiunto anche gli uffici comunali dell'amministrazione collegnese, che ringraziamo per il grande lavoro fatto proprio per rendere possibile questo progetto. Sindaco, una buonissima opportunità per la nostra città. Sì, intanto abbiamo una grande responsabilità perché siamo una delle prime città non capoluogo ad avere questi monopattini. Perché? Perché è stata scelta Collegno e perché... Oltre al grande lavoro degli uffici abbiamo questa opportunità perché Collegno, come sapete, è una città che punta molto sulla mobilità sostenibile e ha la fortuna, grazie a un grande lavoro e a un grande investimento dello Stato, essere una città dove c'è l'hub di Fermi, della metropolitana. Quindi tutti vogliono venire a Fermi, tutti vogliono utilizzare il trasporto rapido di massa della metropolitana e quindi è una città comoda. Qui quest'oggi siamo nel bellissimo quartiere di Villaggio d'Ora e proprio qui è un quartiere che può beneficiare di questo velocipede veloce e comodo, questi monopattini elettrici. Tra l'altro, noi che siamo appunto un po' dei pionieri, abbiamo voluto anche evitare quelli che sono un po' i guai che sono arrivati con questi monopattini. Infatti qui, come vedete, abbiamo creato una vera e propria isola con il parcheggio dedicato. Quindi a Collegno non ci saranno monopattini abbandonati sui marciapiedi oppure che recano ostacolo alla circolazione dei pedoni, perché noi siamo per la pace in strada. Quindi, prima di tutto, ciascuno di noi può essere a suo tempo un pedone, un ciclista, un monopattinista, un motociclista, un automobilista, e quindi dobbiamo assolutamente rispettare le regole. Prima di tutto è la sicurezza. Noi sappiamo che molti usano questi mezzi in maniera un po' da far west, ecco, diciamo così. No, qui a Collegno state sicuri che il controllo del polizia locale, e poi tenete conto che noi siamo anche una città videosorvegliata, ecco, non cercate di fare i furbi, perché come vedete tutti questi mezzi sono riconoscibili anche da una targa e tutti, diciamo, gli spostamenti vengono registrati, ecco. Quindi chiunque si comporta male viene individuato. Parcheggiateli bene, utilizzateli bene, perché possono essere una grande opportunità. Anche noi, anche in questi giorni, di nuovo si prospetta un blocco del traffico. Noi siamo nella pianura padana, un posto bellissimo, molto operoso, circondate dall'arco alpino, però come sapete è anche un luogo dove l'inquinamento atmosferico è molto pesante. Ecco, quindi noi pensiamo che si debbano usare dei mezzi alternativi all'auto. Tutti devono usare il monopattino? No. Tutti devono usare la bicicletta? No. Tutti devono andare per forza a piedi? No. Queste sono le nostre risposte. Ma chi può utilizzare questi mezzi? Ecco, tenete conto che a Collegno oltre il 50% degli spostamenti è sotto i 5 km e ben l'80% degli spostamenti è sotto i 10 km. Ecco, quindi capite che quando una persona con più di 14 anni in questo caso, ma se qualcuno vuole andare in bicicletta, qualche ragazzino può assolutamente farlo,
e tra l'altro è anche un'opportunità di autonomia, di conoscere la città, di imparare le regole. Ecco, noi pensiamo che anche attraverso questi mezzi si possa fare educazione, educazione civica e anche rispetto dell'ambiente. Quindi facciamo una scelta ecologica intelligente, tra l'altro appunto anche sotto il profilo economico si può risparmiare e si può fare del bene a se stessi e a tutti gli altri, perché chi usa mezzi ecologici non solo fa bene a se stesso, ma rende anche migliore la qualità della vita degli altri. Quindi possiamo fare questa scelta soprattutto se abbiamo pochi chilometri da percorrere. Ecco, e le persone che possono farlo incomincino a sperimentare, ecco, perché questo è successo anche a me. Io pensate che l'anno scorso sono riuscito a utilizzare la bicicletta in gran parte dei miei spostamenti. Solo 24 volte ho dovuto prendere in un anno la macchina. Posso ancora fare meglio, però come vedete è questione un po' di abitudini, e quando, come dire, incominci ad utilizzare un mezzo ne scopri anche le caratteristiche. Io per esempio, quando sia la mattina ho la possibilità di incontrare tante persone con la mia bici, e anche la sera quando torno a casa magari un po' tardi, di rilassarmi un po', ecco. Quindi questa scelta di Collegno è una scelta importante. Io confido sempre nella intelligenza e nell'educazione dei nostri concittadini di farne un buon uso, perché sappiamo che talvolta in alcune parti d'Italia ci sono state anche delle tensioni sull'uso di questi mezzi, perché sono veloci e possono superare le macchine a destra e a sinistra e creare dei pericoli. Ecco, assolutamente giusto usare la mobilità sostenibile, ma anche giusto farlo in sicurezza attraverso un comportamento adeguato. Noi ci crediamo fortemente. Bene, salutare tutti quanti, ricordiamo che questo servizio partirà il 25 gennaio e vi diamo appuntamento alla prossima diretta proprio del 25 di gennaio, dove avremo anche i primi operatori che inizieranno a svolgere questo servizio sul territorio. Grazie e buona serata a tutti.